di fare, cioè, un'opera di un autore, se rimane nelle cineteche nascosto, è come un cadavere in un cimitero. Vive solo se circola e se è vista, rivive il momento che è vista. Quindi l'idea di mettere tutti i miei film, i film di mio padre su DVD e farli circolare nelle librerie e spero poi un giorno anche nelle edicole dei giornali è un modo per resuscitare un po' il mio papà Roberto Rossellini. Restaurati quasi tutti. Cioè, la pellicola è tutta restaurata sia dal punto di vista dell'immagine che del sonoro e poi abbiamo fatto delle grandi ricerche per mettere dei contenuti extra che aggiungessero qualcosa che nessun altro ha, che non c'erano quando i film erano circolati in VHS e quindi è un vero arricchimento, cioè un archivio Rossellini in cui solo i contenuti extra rappresentano un patrimonio di informazioni nuove. Enciclopedia audiovisiva della storia di Roberto Rossellini, non è del cinema, è proprio della storia dell'umanità, sì. È un progetto che mi ha lasciato, un compito che mi ha lasciato, era il progetto che aveva mio padre, di creare la prima enciclopedia audiovisiva della storia, raccontare la storia dell'umanità per capitoli, per voci brevi o voci lunghe monografiche attraverso l'audiovisivo. Era il suo sogno, era di poter arrivare a compiere quest'opera, invece è morto troppo presto, non c'è riuscito e adesso però i film ci sono e l'ho organizzato così come voleva e quindi esiste un'enciclopedia audiovisiva della storia di Roberto Rossellini che deve essere complementata, implementata, aggiornata, è un lavoro da fare e il sogno mio sarebbe, come avrebbe avuto mio padre, di metterla online a disposizione non di alcuni che si comprano un DVD, ma di tutta l'umanità, di tutto il pianeta. Io credo che è importante concepire che il cinema è un'arte visiva, è un racconto per immagini, quindi come Giotto ha raccontato nella Cappella Superiore di Assisi la vita di Francesco, si può raccontare tutto. Poi il cinema è immagine. Cioè, se uno pensa che il cinema all'origine era pellicola attraversata dalla luce e se uno guarda le vetrate cromatiche, policromatiche delle cattedrali sono racconti fatti con vetri colorati attraversati dalla luce. Quindi il cinema l'avevano già inventata nel Medioevo, devo dire, quando hanno fatto la prima vetrata che raccontava. Se uno poi le guarda bene sono proprio raccontini per immagini, sono a fotogrammi. Il racconto della vita di un santo è fatto a fotogrammi. Era cinema.